Grazie e buongiorno a tutti. Anche io ho due semplici considerazioni da svolgere. La prima riguarda un po' il disorientamento che tutti in questo momento abbiamo tra informazione, disinformazione, sicurezza e incertezza che abbiamo sul nostro futuro. Un evento come questo può solo fare molto bene a tutti, allo spirito, all'animo, all'umore, perché vedere che è possibile tornare alla normalità con un appuntamento annuale che per tutti noi è sempre stato ricorrente da 60 anni significa molto, significa che stiamo riprendendoci la nostra vita e stiamo riprendendoci le nostre abitudini. Questa è la prima. La seconda riguarda l'organizzazione di questo evento. È stato sottoscritto da Confindustria Nautica e Porto Antico un contratto decennale dove Confindustria Nautica organizzerà il salone per 10 anni in sinergia con Porto Antico. È stato proprio scritto che la mission è quella di far ritornare questo salone il salone internazionale più importante d'Europa e del Mediterraneo e forse anche oltre. Questa è la mission. Gli strumenti sono tanti e uno di questi sarà anche il miglior utilizzo degli spazi anche a mare e a seguito della ristrutturazione di questo Waterfront verranno ridati alla città, un po' come ci ha insegnato Renzo Piano, l'acqua entra in città, l'acqua quindi sarà a darsene e il salone potrà continuare.